Donato, come stai, Donato? Donato da Varese. Grazie. Succede? Che succede, Donato? Dimmi. Cosa succede? È successo che è successo? Lì c'è quello lì, come si chiama? D'Artagnan, mi sembra, in steo. D'Artagnan. D'Artagnan è bello. Vai. D'Artagnan hai fatto un complimento, però, Donà. D'Artagnan, magro come D'Artagnan. D'Artagnan in miniatura. Ma quello che dico io, allora, per quanto riguarda quel porco di Vendola, no? Sì. Porco, mamma mia, per dai, quanto riguarda... Aspetta. Per quanto riguarda quel porco di Vendola, ideologicamente, guarda, poi io li chiamo ricchioni, perché io fino a qualche anno fa pensavo che si chiamassero ricchioni, adesso si vanno a chiamare gay, sono allegri. Bene, vai, vomita, sono allegri. No, io non vomito, ascolta me. Che ti fa bene, vai, accendi anche una torta. Tranquillo, fermo un attimo, accendere un po' di fuochi, vai che ti sto... Aspetta, Luca, bene. ferma. No, ma non lo può fare anche parlare per lui, perché poi... Allora, Venda, quel porco di Vendola, sì. Come anche la Nannini, Sì. Tutto questo... pure lei, vai, tutti, vai. Come, cioè, tutti questi malati mentali, cioè, hanno il sesso malato, perché io sono sempre dell'idea che quando un uomo prende il cazzo, lo mette nel culo di un uomo e dice che bello, vabbè, è un uomo malato. Vabbè, malato che c'entra, quello malato. Ma perché non tu mi interessa bene? Un cazzo, io sono dell'idea che chi va a mettere il cazzo nel culo sporco di merda pensi è malato, basta. Ma io quello che voglio dire a questo... voglio dire a quel porco di Vendola, perché questo porco di Vendola ha premeditato che dovesse avere un bambino e non una bambina? Perché sti larci ricchioni devono comprarsi, devono adoperare una povera disgraziata che l'avrà fatto per i soldi, no, mica l'ha fatto perché per spirito di liberalità, non so, per prestare il suo ventre al primo ricchione che passasse per la strada, no, sto per miserabile soldi. Uomo, per perché Vendola è un miserabile uomo che non è mai servito un cazzo, come nemmeno quello che c'hai a fianco, che se fosse stato per me Berlusconi, a quello non gli avrei messo nemmeno la scopa in mano, a questi bastardi comunisti che comandano tutto, adesso anche l'utero delle donne, come, e vanno in magistratura, ci sono quei porci di magistrati che dovrebbero essere messi in galera, i magistrati dovrebbero essere messi in galera, andando a prendere con la collottola, macinarli, sì, voglio andare in galera, ma alcuni magistrati devono essere uccisi e che mi vengono a prendere per quello che commettono. Ma chi? Quali magistrati uccisi devono essere? Anche quel porco magistrato, c'è stato quel povero uomo di 84 anni lì a Genova, quel venditore ambulante che si faceva addirittura anche, come si chiama, la dialisi. Hanno dato un cazzo di tutto. Questo bastardo che c'ha affianco a te, questo che ha fatto? No. Il genere di Berlinguer, il santone di merda Berlinguer. Ma che c'entra adesso? Io dico quello che dico per andare in galera. Io voglio andare in galera, lo dico. No, però Donato, scusa, siamo dei finanziamenti pubblici. Ma siamo questo cornuto che è lì affianco a te. Lo dovrebbe dire. Ma parliamo del porco. Donato, scusami, che c'entra adesso? Scusa, sei passato da Vendola a... Io sono un uomo. È bello questa rabbia, questo rancore. Un milione di cose da rivendicare. Aspetta. Un milione di cose. Con tutta Sanremo, con tutto quella ipocrisia. Adesso che c'entra Sanremo? Ma che c'entra Sanremo? Perché non c'è niente che va bene. Allora io Donato, il numero telefonico di Berlusconi. Che vuoi? Berlusconi mi deve dire. Perché ti deve vedere. Anche a figlio questo sporco comunista. Ah, perché ha ingaggiato? Perché Berlusconi si riempie di questi comunisti? Perché Berlusconi in quella rete di merda c'ha tutti questi comunisti figli di puttana? Però Donato, è un modo di dire. Allora, no, è un modo di dire simpatico, carino, bravo. Vendola è un maledetto porco maledetto che anche con i miei soldi è andata. I tuoi soldi, a ricattare psicologicamente con il denaro. Aspetta. Per avere un figlio. È tornato a Vendola. No, Donato, allora, Vendola, non ho capito. È andato con i soldi nostri, È andato in America ad operare due donne per avere un figlio, quel maledetto.
quel maledetto sporco che nella politica, nella politica sta come un preservativo bucato, se ne andò in pensione quattro mesi prima perché già si era preparato per fare la mamma, e questo merdone che hai a fianco, questo comunista capitalista che hai a fianco, che nella vita non ha mai lavorato, quattro prove in faccia, ma guarda che faccia da merda che ha, guardate che faccia da merda, ma che c'entra adesso, è rotondo, ma è bellissimo, ma che c'entra questo, scusa Donato, adesso aspetta, c'entra tutto, è tutto sbagliato, tutto sbagliato, è tutto sbagliato, ci sono pure gli UFO, Donato, se vogliono avere un figlio, fate una scampia, digli a quel porco di vendola che se voleva un figlio andasse a scampia da una madre che vendola sta nemmeno che cazzo da aiuta a mangiare, Donato. Avrebbe accarezzato quel figlio e gli avrebbe messo in tasca un 100 euro invece di fare la mamma, la finta mamma, il finto padre, perché dai, rimane dai. Sempre un deviato, vai in giro a spaccare un po' di vetrine che ti... Io non guardo, io non faccio parte della tua razza sporca che va appena che c'è un governo di destra, appena che c'è un governo di destra, su a bruciare le piazze. Dove sono quei vermi dei centri sociali? Ma che c'entra adesso? Stanno questi doppi. Aspettiamo che arrivi un governo di destra? Aspettiamo che la RAI si imbottisca di persone di destra. Ma che c'entra, che c'entra la RAI adesso? Tutto sbagliato! Tutto sbagliato. Quel porco di faccia, l'amico di questo verme che è a fianco. Chi? Donato, Donato. E sono tutti parassiti. Parassiti, solo tu lavori. Ma scusa, ma adesso che c'entra? Ma che lavoro fai? Vorrei che Berlusconi mi ascoltasse. Beh, aspetta, che lavoro fa? Adesso glielo dico, aspetta. Dici che lavoro fa? Aspetta, Donato, vuoi che Berlusconi ti ascolti? Per dire cosa, Berlusconi? Aspetta. La smetta di tenere nelle sue reti tutta sta gente di merda di sinistra che lo hanno soltanto ucciso. Ucciso! Io avendo poco tempo, devo per forza poco tempo, ragionevole. Perché io non sono la fortuna di questa merda che c'ho a fianco a te, sto panzone, sto tastagnare di ultima. Ma lo mai, visto da quando. Io non mi trovo d'accordo su nulla quello che dice questo verme che è a fianco. Vabbè, quello lo sappiamo, questo l'abbiamo capito. È una sensazione reciproca, per fortuna. No, ma tu guarda, io merda, tu a me non mi conosci. Io ti voglio che arrivi bene. Qualcuno ad aiutarti, furbo, che alla tua rabbia. Sei furbo come una puzzola. Vergogna, hai spinocchiato Berlusconi per farti dare il contatto. Ma come cazzo hai fatto ad andare lì a Matrix? Come cazzo hai fatto ad andare a Ma tu che lavoro fai? Tu che sei l'unico che lavoro fai? Il a pirla, che lavoro fa? Faccio certamente un lavoro che sotto al piano. Ma hai mai lavorato in vita tua? Intanto di merda. Io Donato, che lavoro fai? Donato, che lavoro fai? Ti ha chiesto. Che lavoro fai? Ma io non ho capito che lavoro fa. Ho suonato. Hai suonato? Hai cantautore? Ah. No, sempre suonato. Hai suonato, ma come campi? Ho messo da parte un po' di soldi, attenzione, negli anni. Come li hai messi da parte? Ma non voglio parlare di questa, io non ho fatto. Ma no, io voglio! Io sto parlando di un pezzo di merda che è lì a fianco, sei no? L'unico lavoratore. Adesso che c'è? Stiamo parlando di Vendola, della situazione di Vendola. Vendola già hai detto che vabbè, che quello che è, perché non doveva fare questa roba qua. Poi si è andato a parare su Telese, che sostiene... Ma sono tutti uguali! Fanno parte dello stesso marciume! Sono questi qua sono quelli che si sono divorati il paese. No, questi qua sono tutti ricchi. Questi porci moriranno tutti ricchi. Tutti ricchi. Io non conosco un uomo di sinistra che è morto povero, a meno che non sia stato defraudato da una puttana svedese. Sono tutti ricchi. Berlusconi deve strappare il contratto a questo posto. Ma adesso che c'entra? Cosa c'entra adesso? Scusami. Deve strappare deve darlo a un uomo di destra. Un uomo di destra, questa Italia è sempre stata di destra. Se poi il grande Mussolini ha parlato con le leggi razziali, ma perché questo qui non è una forma di dittatura. Avete visto cosa ha fatto quel figlio di puttana di Renzi? Visto cosa ha fatto quella puttana? Addirittura ha cancellato un articolo per facilitare le banche. Il numero della tua casa questa merda di dire che Renzi è uno schifoso. E noi ti aiuteremo. Perché un servo è un lurido servo. Non ha il coraggio di dire che Renzi è uno schifoso. Ma che politica, ma non sai neanche le posizioni che sostengo. Ma guarda che Telese ha criticato Renzi un sacco di volte. Sì, però voglio Donato Fornisca. Il numero della corsia. Le medicine che prende fanno finta di stare allora Donato, ma fanno parte Donato della stessa e cerchiamo di aiutarlo perché c'ha bisogno.
Donato. No, io guarda, io sto cercando di aiutare te perché Berlusconi ti deve cancellare il contratto. Vabbè, abbiamo capito, Donato. Ciao, sì, dai, sì. Ciao.